saluto con Padre Pio dai luoghi di San Giovanni Rotondo. Ci addentriamo in quella che è la Via Crucis monumentale del Messina per raccontarvi quanto accadde a Padre Pio nel 1911, perché in questo periodo, nel novembre del 1911, Padre Pio si trovava a Venafro nel Molise. Aveva 24 anni ed era stato ordinato sacerdote da circa un anno e si trova in questo convento proprio perché continua gli studi di sacra eloquenza. Infatti lì incontra il suo padre lettore, padre Agostino da San Marco in Lamis, ma allo stesso tempo vi abbiamo anche raccontato nelle scorse settimane che era stata un po' decretata la fine di questo giovane frate. Portatelo nel convento più vicino, gli avevano detto i medici a Padre Benedetto, al provinciale, perché lì, da lì a un mese arriverà la morte per questo giovane frate minore cappuccino. Era una vera e propria strana malattia che aveva questo giovane frate. Infatti in queste giornate, il 29, il 30 e l'1 dicembre, proprio grazie a Padre Agostino abbiamo i colloqui che aveva Padre Pio da Pietrelcina con Gesù, le sue estasi. Infatti con dei fogli appuntati con una matita dal padre lettore, lui trascriveva tutte le risposte o tutta la conversazione che arrivava dal giovane cappuccino quando lui era in estasi. Le estasi erano quasi continue, avvenivano due o tre volte al giorno, duravano da un'ora fino a due ore e mezza alla volta. E proprio in quella di oggi vi fu il dottor Lombardi, che l'aveva già visitato nei giorni precedenti. Il dottor Lombardi fece qualcosa di strano, dato che il giovane aveva sempre gli occhi aperti, fissi in alto, senza mai batter palpebra, accese un cerino, glielo tenne fermo dinanzi alla pupilla e il giovane non avvertiva nulla. Il medico poi si meravigliò anche che i battiti del cuore non erano sincroni con quelli del polso e si meravigliò quindi della vivacità e della bellezza del volto. Poi domandò allo stesso padre Agostino se il giovane cappuccino ricordava tutto quello che gli era accaduto, e alla risposta affermativa il dottor Lombardi disse che questa era una cosa innaturale ed insolita.